Però volevo dire che oggi è, diciamo, 2 settembre, domenica, io domani torno a Roma, c'è il treno, vado verso mezzogiorno, arrivo, la notte ci metto 4 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ci metto, accelerato, interregionale, insomma, va bene, quindi il pomeriggio, lunedì per martedì magari, che so più il libro, penso che vado al Parlamento e butto a bomba. Penso che magari in macchina no, perché se vado in macchina sicuro che vedrai che detto a Villa Morena, poi c'ho anche il furgone che non c'ho, è tipo mi sa che è Euro 1, tipo un po' vecchio, Euro 1 no, però mi sembra che è Euro 3, non mi fa niente, poi sicuramente è zona parlamento, è zona traffico limitato, perché vado in mezzi, per quanto pure come dicevo prima che in mezzi è difficile perché c'è un autobus che passa in teoria ogni 40 minuti, quindi se salta una corsa diventano 40, 40, 20, no, fa meglio, no, figo. Pannaria, magari già caduto il governo, già ce n'è un altro, che però secondo me guarda, puttana. No, vabbè, caso cos'era, vado in bicicletta, vado in bicicletta, perché immagino vado in bicicletta, con la bomba, pedalo, così poi, mercoledì quando esce l'articolo sul giornale scrivono terrorista ecologista, attentato a impatto zero, in certo senso. Pedalo, quante non tanto tanto il potere, pedalo, ovviamente grazie al Parlamento scendo la bicicletta, lo dico perché è zona dei ladri, quello. Vado verso il Parlamento e penso, vedrai che c'hanno il portiere, sicuro che vedrai che c'hanno il portiere, oppure forse pure tre ce n'hanno, quindi pur te mette dentro cugini, parenti, poi c'è pure mia nonna, il portiere, la carpatella, pare che c'hanno questo. Il portiere mi ferma, mi chiede dove va, io gli rispondo, a buttare la bomba? Ah, invece sì, se mi ferma il portiere io dico, vado a buttare la bomba, vado a buttare la bomba, però rimane così, la prendo così in contropiede, entro e butto la bomba, non so che gli rispondo così. Ma ti entro, c'è il portiere, sembra proprio quello di mia nonna, peraltro, non so. Mi ferma, e io ho la risposta pronta, e il portiere mi dice, se vuole entrare deve mettere la giacca. Ma io questa non me l'aspettavo. Mi faccio meglio, non ce l'ho la giacca, io sono proletario. Mi fa, pure io sono proletario, sono dalla carpatella. Dico, ah, vedi, Mi fa, senza giacca non sembra. E se non ce l'ha, gli ho preso una io. Dico, una volta, dico, io porto 46. E fa, qua non stiamo alla boutique. Se poi c'è la 54. Dico, 54, non sbagliare, c'è la 54. Vabbè, non importa, prendo la 54. Entro, capito, tutti ridono, io butto la bomba e ride bene che ride l'ultimo, si fanno le magliette come quelli di Cicchevara, invece che astra la vittoria sempre ci starò io, capito, che la giacca da scemo e ride bene che ride l'ultimo, boh. Infatti entro, sto entrando, il portiere mi ferma di nuovo, dice, vabbè, mi fa la cortesia di dirmi dove sta andando, e io sono risposta, glielo frego, gli dico, a buttare la bomba, e lui mi fa, vabbè, però attenda al suo turno, che ci sta, la fila, che sta. Il portiere ride, fa, ecco un altro che si pensa di essere il primo che gli è venuto in mente di buttare la bomba. Dico, ma non sia ironico, una sfotta. Dico, io se butto la bomba lo faccio perché sono un bravo cittadino, rispettoso della democrazia. Perciò attendo il mio turno, un passo via un attimo. Entro e c'è un sacco di gente dentro, tanto. Però una fila vera e propria non c'è. Non c'è neanche il bigliettino, sai, la macchinetta quella di mine code. Per esempio, uso la tecnica quella del... quando vai dal dottore, no? Chi è l'ultimo? Mi risponde un signore con un barbone grosso così, dice io, e guarda che parla, dico, anarchico? Lui mi dice, no, che anarchico? Sono un cittadino incazzato, uno qualunque. Solo che sono 6 mesi che aspetto per buttare la bomba, lo vedi che si è lontano a fermare il bar, ma sta parlando. Dico, 6 mesi per buttare la bomba, dico, ma che schifo sto paese, dico, cioè se mette nemmeno a fare una risonanza magnetica, Natale. Mi fa, se vuoi anarchico, è quello che sta lì, vicino alla porticina seduto, un vecchietto, una barba così, quel lui, cioè, al collo c'ha, sai, il mantello, proprio da anarchico, col fiocchetto, da anarchico, con la bomba da anarchico, sembra rotonda con la micia. Dico, ma anche il signore anarchico, dico, anche lui sono 6 mesi che aspetta. Dice il cittadino incazzato, dice, no, lui è dal 48. Dal 48, dico, ma che schifo. Dico, ma che cazzo, dico, dal 48, dico, possibile, quello l'ha capito subito, che l'Italia era una fregatura. Dico, però, certe volte come si dice, ma anzianamente, pensierazione, col pensiero ci è arrivato subito, l'azione, che sta ancora lì che è una bomba. Poi vedo un sacco di gente seduta per terra, barboni anche loro, parlano, scrivono, plichi scrivono, proprio complicatissimo, incomprensibile, fatto da loro tutte bottiglie vuote, di che quelli sono i più briaconi, invece no, Brigate Rosse, Brigate Rosse, che ci stanno ancora,
Ricordo, e come mai stanno lì? Quelli sono proprio i primi suoi divani. Inizio anni 70, sai, prima del periodo d'alzo zero, quindi ancora andavano sparando ancora. Sono arrivati lì con i Molotov. Poi sai, qua il tempo passa in fretta, non te ne rendi conto. La benzina dei Molotov è svaporata, adesso quello che costa la benzina, non si può permettere più bottiglie. Sai, hanno pure chiamato, mi dice, gli Intillimani per fare un concerto di sottoscrizione. Sono venuti gli Intillimani, ma non hanno fatto entrare qua, sai, sono cileni, fanno il poncio, qua senza giacca non sempre. Poi vedo un signore, vestito di bianco, bello, affascinante, magro, alto, pure lui un barbone, dico, quello sembra arabo, mi fa, è Bin Laden. Dico, Bin Laden? Dico, e che fanno, entra Bin Laden qua dentro? E che fanno, entra nell'utile, entra Bin Laden. Dico, vedi, lo sapevo che non era morto, lo sapevo, perché quando ho detto che c'era Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, io pensavo, no, non è vero, è un'invenzione. Quando ho detto che l'avevano ammazzato, ho pensato, no, esiste, c'è, ma non è morto, perché secondo me non dicono proprio tutte menzogne, dicono mezze verità e mezze menzogne. Guarda, Bin Laden, ricercato dalle polizie di tutto il mondo, è stato braccato, capito? Dalle tenaglie della burocrazia italiana, sta lì che aspetta. E che bomba c'ha Bin Laden? Che curiosità. Ma dice che c'ha roba chimica, armi di distruzione massima, non ci crede nessuno, la prendiamo. Dico, lei? Dico, lei ci viene incazzato, lei che porta? Ma io sono tradizionalista, un conservatore, sono venuto a cagliare mille, mi dice tu, arrivo io sulla bomba di mio nonno, credo, ho trovato al giardino, sai, con mia moglie ogni tanto mettiamo un po' di insalata, proletti, carote, è venuta fuori sta bomba, ma in mezzo a funzionare, secondo me manco scoppia. Che poi gli dico che ci sono incazzato. Cioè, in realtà io non è che sono venuto per motivi così, manie di protagonismo, cioè non è che la voglio buttare io la bomba. Cioè, se uno la buttata perché penso che sia giusto buttarla. Però, per esempio, se la butta l'anarchico io solidarizzo con lui, mi prendo pure le responsabilità. Poi peraltro, quello del 48 che aspetta, io mi le passo avanti all'anarchico. Ma che scherziamo? Cioè, io sono rivoluzionario, però io sono maleducato. Mi fa l'anarchico. Quello ormai si ricorda molto più da messi fiammiferi, figuriamoci se si ricorda per quale motivo voleva buttare la bomba. Non lo so io, 1948, sarà stato un partigiano che si è sentito preso per il culo, credo dal partito, dalle istituzioni, magari dopo un anno, due anni, tre anni di occupazione della fabbrica, di gestione, arrivato a cenere, botte, morti per le strade, ti credo che uno si incazza, no? Ma pure il PR, capisco, porca miseria, dopo il 12 dicembre 69, le bombe nelle piazze, per strada, e che, oh, con mezza Europa che era una dittatura, Spagna, il Portogallo, la Grecia, la guerra in Spagna, la guerra in Irlanda, due colpi di Stato, uno si incazza, lo capisco, non pure Bin Laden capisco, guarda. E dico, perché lo appunto a Bin Laden questa bomba? Ma perché non ha appunto tu, dice il cittadino incazzato. Ormai sono 6 mesi che ne parliamo, dicono che 6 mesi, sono 10 minuti. Poi soprattutto mi sento che mi è cresciuta la barba anche a me. Dice, sì, effettivamente, perché già un po' di tempo ne parliamo. Mi fa, adesso è già passato un anno, è vero che mi guarda un po' sopra gli occhi, che evidentemente mi sto pure stempiando. E mi fa, qua il tempo passa in fretta. D'inverno fa caldo, d'estate fa fresco, tra un po' passano pure che la cena, sai qua costa il cazzo mangiare veramente. Uno alla fine si abitua, ci stai bene, ti ci trovi. Però guarda il cittadino incazzato, c'è qualcosa di strano, è buffo, è incazzato, è anche serio, però è buffo, comico. Dica la giacca, cazzata, ma lei c'è una giacca strettissima, ma non è la taglia sua. Mi fa, ma lascia perdere il portiere quando sono arrivato, non c'aveva la giacca, mi ha rifilato questa, è la 46, io porto la 54. Dico, e a me è andato la 54 mentre io porto la 46. Dico, almeno scambiamoci le giacche. Cioè, scambiamo le giacche, adesso ognuno ha una giacca della sua taglia. Cioè, già facciamo meno ridere, insomma, cavolo. Ma non sono più serio, proprio belli, tutti con ste barbe, con queste bombe in mano, sembriamo tutti rivoluzionari. Dico, peccato che lo sappiamo soltanto. Poi mi riguardo gli altri, gli arrabbiati, gli indignati, gli offesi, gli incazzati, i rivoluzionari, i pre, i post, gli ex. Ci abbiamo tutti qualcosa in comune. Adesso non so cosa sia, non so se è la stessa utopia, la stessa rabbia o la stessa sconfitta. L'altra sta che stiamo tutti fermi, immobili, ognuno dentro al suo buco. Dall'altra parte, che significa? Pure la mosca in 1 milione di anni, non ha imparato a difendersi dal ragno. Noi siamo le mosche silenziose, noi siamo